E adesso parliamo della gotta, una malattia un po' dimenticata, sembrava scomparsa, ma è importante ancora oggi. Quali sono i modi di curare, i farmaci, le soluzioni? Da oltre 40 anni soffro di gotta, dolori lancinanti, soprattutto quando prendono i piedi, non si può camminare, ma anche quando prendo le ginocchia e anche le mani, non posso aprire le maniglie, eccetera. Malattia di re, nobili e grandi del passato. L'avevamo quasi dimenticata e invece la gotta torna a farsi sentire ed è molto meno classista, un dolore d'altri tempi con cui Massimo ha imparato a convivere. La gotta è una malattia reumatica cronica, potenzialmente invalidante, che è causata dall'aumento di acido urico nel sangue. L'acido urico si concentra e precipita nelle articolazioni danneggiandole. È una condizione che è sottodiagnosticata. Oggi si ritiene che in Italia ci siano almeno 1 milione di pazienti gottosi e che siano almeno 5 milioni i soggetti con una iperuricemia, cioè con un aumento dell'acido urico. Era considerata la malattia dell'opulenza, associata a una dieta ricca di carni, insaccati, formaggi, dolci, fino al secondo dopoguerra appannaggio dei ricchi. Oggi si è capito che, oltre allo stile di vita, è importante la predisposizione genetica. La gotta poi colpisce sempre più le donne, soprattutto in menopausa, o che abusano di diuretici per mantenere il peso forma. Sappiamo per esempio che alcuni farmaci come l'aspirina a basso dosaggio, i diuretici, che sono farmaci oggi di comune impiego, diminuiscono la possibilità che l'acido urico venga eliminato dal rene. E gli abusi alimentari, le bevute abbondanti sono sicuramente fattori scatenanti questa malattia. La birra è la bibita che più di altre favorisce l'attacco acuto di gotta, anche il vino rosso, i superalcolici. Il guaio è che l'uricemia alta non dà sintomi, rimane in silenzio per anni, sino al primo attacco doloroso, che di solito arriva a riposo durante la notte. Signor Franco è un nostro vecchio paziente che ha un versamento dovuto alla saturazione dell'acido urico in corrispondenza dei gomiti. I gomiti sono caldi, sono arrossati e sono stati molto dolenti fino a qualche giorno fa. Un prelievo di liquido sinoviale da analizzare al microscopio serve ad escludere malattie reumatiche diverse. Quando sono visibili cristalli di acido urico non ci sono più dubbi. Per prevenire altri attacchi ed evitare alla lunga danni alle articolazioni, ma anche ai reni e al cuore, bisogna intervenire con i farmaci. Accanto a ciò, uno stile di vita adeguato, uno stile di vita ipocalorico, con pochissimi alcolici ed evitando tutti gli alimenti che sono in grado di aumentare i livelli di acido urico. L'uricemia, raccomandano gli esperti, dovrebbe infatti rimanere al di sotto dei 6 mg per decilitro, ma pochi controllano questo valore. Per questo sono importanti le campagne di prevenzione, con screening organizzati dalla Società Italiana di Reumatologia insieme ai medici di base in tutta Italia. Qui, ad esempio, siamo a Roma. Attraverso 6 domande sullo stile di vita dei pazienti, la misurazione della pressione arteriosa e un test di valutazione dell'acido urico immediato, ci danno la possibilità di calcolare se il paziente è a rischio o meno per sviluppare la patologia.